Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Alessi, esperta in tricologia, l'unica in Sicilia della SITRI, Società Italiana di Tricologia. Sappiamo tutti che l'alopecia androgenetica è una patologia che affligge sia uomini che donne nell'epoca postpuberale. Esistono molte terapie, sia topiche che sistemiche, e ultimamente sempre più attenzione si è posta verso l'uso delle cellule staminali. L'uso delle cellule staminali che si prelevano dal tessuto adiposo, quindi dagli adipociti, infatti secondo alcuni studi ha dimostrato di avere delle grandi capacità rigenerative. Quindi entriamo in un campo molto complesso, molto affascinante, che poi io sto studiando e sarà, diciamo, fulcro del master che inizierà a gennaio, quello della medicina rigenerativa. Però c'è un però. Infatti, più che di bulbo piliforo, è più corretto parlare di microambiente intrafollicolare e interfollicolare mesenchimale, che comprende i peradipociti, gli adipociti maturi subdermici e le cellule staminali vascolari. L'interesse è maggiore perché è stato dimostrato che c'è una correlazione tra lo strato del tessuto adiposo sottocutaneo a livello del cuoio capelluto e quello che è la forza del capello, lo spessore, il diametro, la rigenerazione. Siccome si è visto che c'è questa stretta relazione, tutti gli occhi appunto sono puntati sulle cellule staminali. Non tutti gli adipociti però possono essere candidabili e sono candidati a quelle con ulteriore differenziazione. Nuovi studi devono essere fatti. Ad oggi il campione è troppo piccolo, per cui sicuramente è un nuovo capitolo che sarà affrontato, ma ad oggi nulla può superare la terapia topica e sistemica e io non consiglio a nessuno di abbandonare queste classiche terapie per punto interrogativo, per nuove dinamiche terapeutiche che sicuramente saranno disponibili in futuro, ma che ancora prevedono diversi studi.